Ecco, quello che io ho scritto all'interno del libro Scuola di Intelligenza Emotiva è di fatto questo, come strutturare l'idea di una trasformazione, di un cambiamento, un modo diverso di fare le stesse cose. E l'ho messo in pratica e l'ho descritto nel libro I desideri che cadono nel mare, questo libro di fiabe, in cui incontrando gli insegnanti, di fatto abbiamo scritto delle fiabe autobiografiche, cioè che cosa è accaduto? Con il cavolaccio del c'era una volta, al termine di questi percorsi, tanti insegnanti nell'arco di questi 15 anni si sono raccontati. E guardate che scrivere la fiaba non è come averla in mente, perché noi cambiamo idea con la velocità dei nostri pensieri, ma quando noi scriviamo, fissiamo delle parole, riusciamo a portare fuori qualcosa che abbiamo dentro, è davvero nel senso greco di verità, no? Alete, alfa privativo e lantano, no? Ciò che non è più nascosto, una verità di cui io mi posso riappropriare leggendo parola per parola ciò che ho messo in forma creativa senza che passi necessariamente dalla sfera cognitiva. Allora raccontarsi immediatamente attraverso una storia permette di raccontare delle emozioni, sentimenti, ma anche i principi, i valori, tutto in forma creativa che ora diventa una pubblicazione che può essere d'aiuto per la crescita personale armonica di tanti ragazzi, ma anche di adulti. È un libro, come dico ogni tanto, per bambini di tutte le età, in cui ognuno incontra se stesso, indagando da speleologo del sé, ecco, le varie dimensioni della propria personalità, affinché conoscendo meglio se stessi possa conoscere meglio